Continental TKC 70. Eccoci qua, ragazzi. Allora, siamo oggi qui nella riserva del Furlo, dove siamo venuti a fare un po' di strada sterrata in qualche traccetta segnata su Osman. Quindi cosa mi è venuto in mente? Ho detto oggi perché non facciamo un po' un recap di come mi sono trovato con le Continental TKC70. Ebbene, cosa vi posso dire? La strada che ho fatto comunque sia oggi che altre volte in giro per tutte le situazioni, è in giro un po' per tutta l'Italia, sotto l'acqua, terra, è qui, diciamo, dove viene un po' a mancare questo tipo di gomma qua. Qual è il problema? Allora, nelle immagini che vi sto facendo vedere, praticamente queste gomme hanno più di 11.000 km, più o meno sugli 11.500-11.600 km. Quindi qual è la considerazione? La considerazione è che a livello di chilometraggio tengono. Allora, in tutte le situazioni, caldo, freddo, migliaia di chilometri di fuoristrada, più o meno a questo livello, diciamo, l'ho fatta e posso dire che comunque sì, mi sono sempre trovato bene. In due, in autostrada, alte velocità, basse velocità, estremo caldo. Cosa vi posso dire? Che praticamente queste gomme si comportano veramente bene a 360 gradi, tranne sul fango. Ragazzi, sul fango no. Sul fango capisco che è anche una situazione dove le gomme praticamente un po' tutte soffrono, no? Almeno che non si usano delle gomme prettamente, eccoci qua, almeno che non si usano delle gomme praticamente dedicate, ecco. No, ferma un attimo. Eccoci qua, ragazzi. Allora, vi volevo dire che però mi ero dimenticato, mi è venuto in mente così, tutte le pressioni davanti, dietro, posteriore, anteriore, non le ho mai cambiate. Praticamente quello che c'è scritto sul manuale di uso e manutenzione del Trasalp, ho tenuto sempre quelle pressioni lì, anche in fuoristrada, anche diciamo in situazioni limite, non ho mai mosso le pressioni del delle gomme, anche perché con la paura, avendo le camere d'aria, avevo paura comunque di pizzicarle, allora ho sempre lasciato così tutto, non ho mai mosso niente. Cosa vi posso dire ancora? Ah, se cercate questo posto, vi lascio il link sotto in descrizione. Vai avanti. Però posso dire che con la dovuta attenzione, nel momento in cui te riduci la velocità e sai che in quel punto è pericoloso perché c'è fango, ti vai piano e superi anche quel tipo di ostacolo lì. Poi è normale, se valutiamo il discorso che i puristi dicono: ah, ma queste comunque alla fine TKC70 non hanno il tassello, non sono gomme da enduro. Vero, sono gomme che le danno per il 20% fuori strada e 80% su strada. Infatti io vi parlo su asfalto, almeno con le potenze e i pesi che si possono caricare sul Transalp, non mi hanno mai dato un segno di cedimento. Sono veramente delle ottime gomme su asfalto. Anche in fuoristrada, comunque sia sui sassi, radici, io ho fatto anche qualche pezzo di sottobosco, quindi sull'umido, e non mi hanno mai veramente tradito. L'unica volta che veramente mi hanno fregato è stato quando ho preso a cannone una pozza di fango pensando che ci passassi e ci sono caduto dentro. E comunque l'esamina di questo pneumatico, per quel poco che vi posso dire
con la mia esperienza sull'arco di più di 11.000 km è sicuramente positiva. Le rimonterò? Sì, sicuramente è un treno di gomme che rimonterei ad occhi chiusi, però sai, comunque sia, il gusto di noi che usiamo un po' le moto tutto l'anno e ci piace anche, come posso dire, provare altre esperienze. Non sono le più economiche, ma c'è un motivo. Non sono le più economiche perché, per il motivo che vi dico, hanno la giusta durata, hanno la giusta tenuta e veramente vi possono portare dallo sterrato dell'agriturismo fino al sottobosco, ovviamente con tutti i limiti di velocità, di esperienza e comunque sia di moto su cui si montano. Io vi dico che con la Trasalp ho fatto cose che non pensavo manco di saper fare, quindi diciamo ancora ne voglio imparare tante, però se volete partire con un treno di gomme che vi permette di fare tutto e che non vi deluda mai, le Continental TKC70 sono top. Intanto grazie ragazzi, grazie per aver seguito il video. Per qualsiasi altra domanda scrivete sotto in descrizione tutti i commenti, tutto quello che volete e quant'altro. E niente ragazzi, alla prossima.